sede di CIA Padova, nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Vogliamo parlare di un incontro che appunto la CIA ha voluto organizzare per parlare di prodotto, valorizzare il prodotto per aumentare il reddito. E siamo con il presidente di CIA Padova, Roberto Betto, buongiorno. Senta, presidente, perché avete deciso di organizzare questo momento di incontro? Perché in un momento così difficile che abbiamo vissuto di pandemia, in cui l'agricoltura non si è mai fermata, dobbiamo riconoscere la loro grandissima disponibilità delle nostre imprese agricole per salvaguardare il futuro di tutta la collettività. L'agricoltura, il valore sono le cose indispensabili e quindi un reddito dignitoso che venga ripartito in maniera equa per chi fa parte, chi produce e valorizza un prodotto, siamo convinti che sia indispensabile. Questa deve essere la speranza della salvaguardia delle imprese, che non è altro che il volano di ripartenza e di resilienza in un momento così difficile. Quello che abbiamo vissuto ci deve insegnare, ci deve far capire che l'economia senza il cibo non si crea e il reddito dell'imprenditore agricolo è la cosa più indispensabile che ci sia. Grazie, adesso i titoli. Valorizzare i prodotti della terra per aumentare il reddito delle nostre imprese agricole. A Padova il punto della situazione in un incontro organizzato dalla CIA e tra i temi spunta anche la nuova certificazione di qualità Land of Venice. Più giovani scelgono la terra come progetto di vita. Lo confermano le iscrizioni ad una delle scuole di riferimento per il settore agricolo. Pochi da passaggio generazionale, molti da famiglie con esperienze lavorative in tutt'altri settori. Va a Cinto Euganeo il primo premio a palio dell'olio extravergine di oliva Novello, prestigioso concorso di promozione della prima spremitura riservato ai produttori veneti. Menzione anche per l'olio delle colline asolane. Immancabile con la primavera lo sbocciare delle mimose. I consigli per riposizionarle dopo l'inverno in serra, ma anche dal nostro Adriano Favaretto, il mazzetto del giardiniere per tutte le donne. Si è spento Franco Grespan, presidente del gruppo folcloristico trevigiano e uno dei volti del nostro settimanale. Il ricordo nella convinzione che i suoi ragazzi continueranno il suo impegno per preservare la cultura contadina. E con Maurizio Antonini, che è il direttore di CIA Padova, chiediamo: perché avete scelto questi relatori? Beh, quando si parla di filiera si parla proprio che la filiera non è tanto corta, ma è una filiera che parte dall'Europa per poi andare al Ministero, per poi andare ancora in Regione, per quindi trovare quella collocazione giusta tra i consumatori e la grande distribuzione e quindi con la cooperazione. Per questi sono questi relatori che oggi ci forniscono le loro idee su come valorizzare il prodotto e su come cercare di avere più redditività nelle nostre imprese agricole. Bene, adesso le notizie. Sono pochi, anzi una minoranza, coloro che hanno aziende agricole a casa e la maggioranza degli studenti invece ha un interesse specifico per questo tipo di studi. C'era una volta il contadino, mestiere considerato tra gli ultimi nel percorso formativo dei giovani, ma i tempi cambiano e così ora si assiste ad un vero e proprio boom di giovani agricoltori, come il Domenico Sartor di San Floriano lungo la Postumia. È un'offerta formativa che nel corso degli anni ha visto veramente un aumento di iscritti che si mantengono come trend anche in questi ultimi due anni, nonostante appunto il calo delle nascite. E adesso sinceramente le famiglie capiscono che è un volano, un trend positivo anche per quanto riguarda l'occupabilità, perché tutti i nostri ragazzi trovano veramente occupazione quasi subito appena escono da scuola. Dopo Roma e Milano, anche a Venezia e per il Veneto, Amazon potrebbe attivare il servizio di consegna a casa della spesa in giornata. A segnalarlo diverse riviste di settore che sottolineano come anche nel commercio ortofrutticolo non si possa tornare indietro, anzi si andrà sempre oltre.
Secondo alcuni economisti, la carta vincente sarà in mano a chi sarà in grado di organizzare borse della spesa e quindi carichi misti a monte. Una piattaforma ben organizzata deve saper offrire non solo l'ortofrutta fresca, ma anche il trasformato. Comunque, tutti concordano che passata la pandemia, niente sarà come prima, ma non ci sarà neppure una rivoluzione. Ci sarà una maggior quota di acquisti di ortofrutta online, magari dal fruttivendolo ben organizzato vicino a casa. È del frantoio Cornoleda di Cinto Euganeo il primo premio Palio dell'olio extravergine di oliva novello, giunto quest'anno alla 24esima edizione. Il concorso, organizzato dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva del Veneto di Verona, è riservato all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte nella zona a denominazione Veneto DOP e si propone di stimolare gli olivocoltori e i frantoiani al miglioramento della qualità, individuando le migliori produzioni di oli extravergini di oliva e favorendone la conoscenza e diffusione al consumatore finale. Quattro produttori asolani ottengono invece la gran menzione. Sono le aziende agricole asolane Bruno Bernardi, i due fratelli Botter, Progress Country and Wine e l'azienda di Michela Bonetto. Lo zuccherificio padovano di Pontelongo a lavorare le barbabietole coltivate nelle Marche. A darne notizia la regione con il sostegno previsto alle imprese agricole di Macerata per la riconversione alla bietola. Ennesimo segnale di una scelta che molti giudicano sbagliata, quella di chiudere gran parte degli zuccherifici italiani. Prezzi molto interessanti per lo zenzero distribuito nei supermercati, segno che la domanda potrebbe coprire un aumento della produzione italiana e veneta al momento molto scarsa. In questo periodo proviene per lo più da Cina e Brasile. Due giorni fa in una catena della GDO del Nord Italia lo zenzero comune sfuso era in vendita a 5,59 euro al chilo, provenienza Perù. Quello biologico, sempre dal Perù e confezionato in Italia, era di 9,93 euro al chilo. Le presenze, quella del presidente di Escerovigo, Giordano Aglio. Sentiamo il suo passaggio. È stato un anno, come ha detto Roberto, un anno di pandemia in cui abbiamo iniziato con lo slogan Mangiamo Italiano, e anche questo è stato uno slogan molto molto accattivante, e un anno in cui anche l'ISMEA ci danno delle aumenti delle vendite, almeno da quello che leggo ci danno un 7,4% di aumento delle vendite, però è stato sempre un anno che le nostre aziende hanno passato in arancione economicamente. Direttore Antonini, il Polesine è un polmone importante per l'agricoltura veneta. È un'area importantissima per il Veneto, per l'orticolo e per il frutticolo, e quindi per noi è un'area determinante per lo sviluppo dell'attività agricola e per lo sviluppo delle imprese agricole. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi continueremo parlando di prodotto e futuro dell'agricoltura. Seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo qui in sede di CA Padova, stiamo seguendo questo incontro a valorizzare il prodotto agricolo per aumentare il reddito. Tra i relatori c'è anche l'eurodeputato Herbert Dorfman, sentiamo cosa ha detto. Mi fa piacere raccontarvi alcune cose che stiamo facendo in questo momento qui a Bruxelles. Io penso, chiaramente, valorizzare il prodotto significa valorizzare la catena alimentare. Poi non significa automaticamente che l'agricoltore prende di più. Siamo in un momento, diciamo, di dopo anni di definizione, o negli ultimi momenti di trattativa, diciamo così, per quanto riguarda il futuro della politica agricola comune, e io penso che tutto sommato negli ultimi forse 20 anni la politica agricola si è sempre, dall'Unione Europea, si è sempre più spostata da una politica del prodotto verso una politica di superficie. Presidente Betto, l'eurodeputato ha parlato di nuova PAC e valorizzazione dei nostri prodotti. È indispensabile, è la strada che dobbiamo imboccare e sicuramente l'Italia dovrà dimostrare di riuscire a distinguersi rispetto agli altri paesi europei. Tra gli altri passaggi sempre dell'eurodeputato, uno riguarda i mercati liberali, liberalizzati, ma non troppo. Sentiamo. Un modello di mercato aperto,
Veneto, soprattutto per Sud America, dove importiamo navi e navi di soia, e basta vedere dove la produzione di latte negli ultimi 5 anni si è concentrata in Europa. Sempre di più nelle zone vicino ai porti, grandi porti del nord della Spagna. E la produzione di carne suina sta andando esattamente nelle stesse zone. Quindi un modello di sempre più importazione di soia e di proteine. Una trasformazione sostanzialmente industriale, perché, scusate, però una stalla con 50.000 maiali che trasforma, dove da una parte entra soia del Sud America, dall'altra parte escono maiali e liquami, per me non c'entra niente con l'agricoltura. Allora, questi mercati liberalizzati che però creano, ad esempio in Spagna, delle filiere agroindustriali a ridosso dei porti. Sì, è vero, cioè, no, non deve essere questa l'intesa del futuro di quello che possono essere i mercati. Voglio ricordare che noi in Italia rispettiamo delle regole, non produciamo addirittura dei prodotti OGM e però magari le facciamo mangiare perché siamo costretti ai nostri animali. Allora noi siamo convinti che valorizzare un prodotto sia anche la coerenza e il senso etico-morale di dire che le nostre produzioni vengono da prodotti anche di qualità. Grazie Presidente, adesso la liquirizia con il nostro Renzo Gatto. Parliamo della liquirizia, il nome latino Glycyrrhiza glabra. È un arbusto tipico della zona mediterranea, ma che cresce anche in Turchia, cresce anche nella Russia occidentale. E può crescere fino anche a 1 metro di altezza e a volte anche superarlo. Cresce anche qui nei nostri campi. La migliore liquirizia al mondo è quella calabrese. La liquirizia contiene un numero veramente importante di principi attivi, dove si utilizza nelle forme bronchiali catarrose, in quanto è un fluidificante del muco e anche antinfiammatorio. A livello dello stomaco ha un effetto antinfiammatorio, ha un effetto cosiddetto demulcente, che vuol dire emolliente lenitivo. Un altro utilizzo in abbinamento ai lassativi cosiddetti vegetali, cioè quelli a base di antrachinoni, ha un effetto sinergico, un effetto potenziante, così possiamo utilizzare meno, diciamo, queste erbe lassative. Della liquirizia si utilizzano le radici, che devono essere decorticate. In tisana, 5 grammi da mettere un po' in acqua fredda, si porta a ebollizione, si tiene in ebollizione per 1 minuto, poi si lascia filtrare e si può bere una tazza 2-3 volte al giorno, 5 grammi in 150 ml di acqua. Non consumare per più di 4-5 giorni. Perché? Perché la liquirizia ha un effetto molto importante a livello del metabolismo del cortisolo e noi è come se prendessimo una piccola pastiglia di cortisone. Questo porta a un aumento della pressione ed è per questo che tante donne, adesso che viene la stagione calda e che hanno un abbassamento della pressione, utilizzano spesso la liquirizia per aumentare la pressione. Questa cosa va assolutamente evitata perché è una pressione tra virgolette maligna, che tanto è vero che possono risultare preoccupanti nel caso di persone cardiopatiche e anche nel caso delle persone diabetiche e insulino dipendenti. In questo pomeriggio di incontro uno spazio è stato riservato alla Regione del Veneto con Andrea Cobacchio. Sentiamo un passaggio. Tra le iniziative di valorizzazione che stiamo portando avanti in questo momento come Regione c'è il progetto di utilizzazione del logo di promozione regionale dell'End of Venice come logo cappello per questi prodotti di qualità riconosciuta e certificata. Direttore, cosa ne pensa di questa Land of Venice?
Beh, è stata ed è una grande intuizione da parte della Regione Veneto, da parte della cooperativa e da parte delle organizzazioni agricole. Enel Veneto è il marchio, è la via d'uscita per dare più valore ai nostri prodotti, per cercare che i nostri prodotti siano remunerati, pagati all'equo giusto. Altro passaggio invece l'ha riservato al PSR Veneto. Il 37% delle risorse Next Generation EU deve essere destinato all'agricoltura biologica e a quelle pratiche, diciamo, che hanno un effetto favorevole sull'ambiente. Il 55% invece va destinato ancora all'innovazione, alla produzione dello sviluppo nelle aree rurali per una ripresa economica resiliente e sostenibile, in particolare le filiere corte dei mercati locali, all'efficienza delle risorse, compresa l'agricoltura di precisione, l'innovazione, la digitalizzazione, l'ammodernamento dei macchinari e le condizioni di sicurezza sul lavoro. Che cosa stiamo facendo in questo momento per il PSR Veneto? Intanto stiamo cercando di trovare un accordo in conferenza Stato-Regioni per il riparto di quei fondi che abbiamo visto prima, di quei 4 miliardi per il 21 e 22. Per estendere la programmazione 22, sempre utilizzando la regola vecchia N+3, e per programmare le risorse assegnate 21 e 22. Direttore, cosa ne pensa di questo PSR Veneto? Strumento importantissimo per gli agricoltori e per lo sviluppo dell'impresa agricola. Più investimento ai giovani, più investimento sulla meccanizzazione, più dare più possibilità alle aziende agricole per ridurre i costi e quindi gli investimenti aziendali. Io penso che il PSR Veneto è la chiave di svolta per la valorizzazione dei nostri prodotti. Altro passaggio invece per il piano regionale di ripresa e resilienza. Sentiamo. PNRR. Questi sono, diciamo, gli interventi diretti al settore agricolo, ve li ho riepilogati in questa tabellina. Ce ne sono poi altri per arrivare a 1,7 miliardi che riguardano però la parte di gestione delle acque, che hanno una valenza più infrastrutturale che aziendale. Al momento attuale non sappiamo quale sarà la versione definitiva del PNRR e soprattutto resta ancora in conto, anche se sembra che qualcosa si sia bloccato e la concentrazione stia procedendo, quale sarà il ruolo delle regioni nella gestione di questo piano. PRRR, come lo vede? Anche questa è una chiave di svolta. 17 sono i progetti della Regione Veneto che oggi sono in discussione da parte del Consiglio regionale, in cui noi poniamo con forza e determinazione quei progetti che vanno alla valorizzazione del settore agricolo. 1,7 miliardi di euro da spendere in pochi anni per dare la possibilità alle nostre imprese essere nel mercato e di valorizzare il loro prodotto. Grazie direttore, adesso tocca Adriano Favaretto e parliamo, ovviamente, visto che è la settimana della donna, della mimosa. Siamo nella settimana della festa della donna e puntualmente, senza aspettare i DPCM o le mediazioni, la mimosa fiorisce. I consigli. Allora, tiratela fuori adesso, queste giornate ancora, ma non troppo. Fategli prendere un po' di aria, un po' di sole. Annaffiatela anche, ma non troppo. Vedete, in questo caso io l'ho annaffiata stamattina, l'ho tirata fuori. È ancora un po' socchiusa perché non ama tanto l'acqua, ama il caldo. Ed è ancora un po' socchiusa, mentre la parte aerea alta è già più aperta perché ci va meno acqua. Se voi prendete un ramoscello e lo mettete in acqua, nel giro dei 3 giorni vedete che si appassisce. È meglio tenerlo al secco piuttosto. È chiaro che qualche serata può essere ancora fredda, riparatela sotto degli alberi come in questo caso o tenetela sotto casa. E siccome siamo nella settimana delle donne, adesso vi preparo il mazzetto del giardiniere, che chiaramente comprende sì un ciuffettino di mimosa, ma ho iniziato a fare un mazzettino rustico che comprende dei sempreverdi che trovate lungo le siepi, l'edera, l'alloro, c'è il pirus che è in fiore adesso, il famoso cornoer, un ramettino di bambù per colorare un po' di verde. Ci mettiamo dentro 3 bellissimi narcisi, infiliamoci anche
la mimosa, il tutto lo incartiamo, anziché carta stagnola o cosa, con il muschio, che così tiene anche fresco. Il tutto dopo lo potete mettere anche su un bicchiere, su un bel vaso di vetro. E questo mazzetto lo dedichiamo a tutte le donne del settore sanitario che da un anno che sono in trincea. A voi tutto questo. Permettetemi di fare gli auguri a Giorgia per i suoi primi 30 anni e un saluto particolare a Delia, una nostra affezionata telespettatrice che ci segue da Pozzolengo in provincia di Brescia. E tra i relatori anche Antonio Gottardo, responsabile agroalimentare di Lega Coop Veneto. Nel suo intervento ha parlato del rapporto con i consumatori intanto. Sì, assolutamente, tutta la strategia ormai è dal campo alla tavola. Ci dobbiamo concentrare sul campo a una maggiore remunerazione per gli agricoltori e sulla tavola a una maggiore consapevolezza del consumatore di quello che mangia quando si siede a tavola e quando cucina. È assolutamente strategico l'accorciamento della filiera, che passa anche attraverso un rapporto onesto, leale e corretto con la grande distribuzione organizzata. Il Covid ha dato questo segnale importante. Le persone, il consumatore, sono tornati ad acquistare e ad acquisire i valori del prodotto. La GDO deve tener conto di questo elemento attraverso le cooperative di trasformazione e commercializzazione per una maggiore valorizzazione dell'agricoltore. Bisogna integrare la cooperazione della trasformazione e della commercializzazione, renderla competitiva e proiettarla sul mercato internazionale. Quello è il grosso lavoro che stiamo tentando di fare come Lega Coop Agroalimentare e come Alleanza delle Cooperative Nazionali. Ecco, la regione lancia questo marchio Land of Venice, come lo vedete? Lo troviamo una opportunità importante, la regione Veneto si è mossa nel senso giusto, l'incrocio tra domanda e offerta, il ruolo del produttore, dell'agricoltore, ma anche il ruolo della GDO. Il marchio Land of Venice può essere uno di quegli elementi che possono attirare il consumatore veneto ad acquistare nel supermercato, negli ipermercati o nelle medie vendite, quel prodotto particolare del territorio veneto. Grazie Antonio Gottardo, adesso le previsioni del tempo. Siamo ancora sottoposti, anzi protetti, da un'area di alte pressioni che è anche piuttosto intensa e che sta garantendo tempo stabile, un bel inizio di primavera meteorologica. Però nelle ultime ore questo anticiclone, come dire, si è distratto, ne ha approfittato subito, abbiamo avuto modo di vedere, un flusso di aria fredda da est di origine balcanica ha dato vita addirittura a un sistema perturbato che tra venerdì notte e sabato mattina molto presto ha dato vita a qualche precipitazione in pianura e addirittura qualche nevicata già a quote di 700-800 metri. Passato è passato, sta passando veloce, quindi la tendenza a un cielo poco nuvoloso o sereno, questo anche per domenica e per gran parte della prossima settimana. Prevarrà ancora l'alta pressione e quindi sistemi perturbati normali, quelli di origine atlantica, si terranno lontani. Quindi ripeto, tempo stabile, e però con un aumento della nuvolosità per fine prossima settimana, anche se non sono, diciamo subito, non sono previste grosse precipitazioni, qualche brevissima precipitazione, ma questo è da confermare. Nelle ultime ore questo afflusso di aria fredda ha portato un aumento dei venti, ma soprattutto un abbassamento delle temperature che sarà evidente anche domenica mattina, con minime vicino allo zero in pianura, quindi un grado, due gradi, e addirittura sotto lo zero nelle zone pedemontane, naturalmente man mano che ci alziamo con la quota. Poi già da lunedì le minime si riporteranno su 3, 4, 5 gradi e le massime permarranno dai 12 ai 14 gradi, che sono i valori normali. Per finire, l'Alto Adriatico in queste ultime ore è stato molto mosso, agitato, poi tenderà al poco mosso, localmente mosso. È tutto. Siamo con Gian Michele Passerini, il presidente di CIA Veneto. Senta, soddisfatto di questo incontro? Sì, molto. Era necessario contattare la nostra base e porre un tema molto importante, quale è la redditività e il reddito degli agricoltori. Soddisfatto di questa PAC oppure un po' dubbioso? Noi avremo una politica agricola comunitaria che sarà il copia e incolla, diciamo, di quella esistente, perché andremo in transizione, un periodo di transizione, e poi dovremo declinare tutto quello che sarà la prossima programmazione
produzione per gli anni futuri. Qui le sfide saranno tante, perché probabilmente avremo la necessità di adattare una politica agricola vecchia, ormai che risale a 20 anni fa, a quelle che sono le esigenze che oggi i consumatori, i cittadini e le aziende agricole nostre stesse hanno. Ne parlavamo prima del raggiungimento del 50% del biologico. Oggi, se non ragioniamo anche all'interno della possibilità di dotare le nostre imprese agricole di un'innovazione, ad esempio genetica, rischiamo di non ottenere quelle produzioni che oggi otteniamo e che siamo leader, ad esempio, come Regione Veneto, e quindi di scoprirci per quanto riguarda l'approvvigionamento ed aprire, ad esempio, a delle importazioni dall'estero, magari di prodotti che non sono sostenibili come sono sostenibili i nostri. Poi c'è stato un appello alla Regione. Parco macchine agricolo veneto, ma italiano in generale, dati dal Ministero, risale ad una media di 25-30 anni. E questo è chiaro che noi lo sottoponiamo alla Regione, lo abbiamo portato anche nella proposta di progettazione sul PNRR, dove crediamo che se non si investe su una meccanizzazione nuova, il rischio è quello appunto di rimanere fermi al palo rispetto alle sfide che ci vengono portate avanti dalle richieste future. Ecco, per ultimo lei ha detto deve diventare figo mangiare bene, cioè mangiare con prodotti giusti, esattamente quanto è figo avere l'ultimo cellulare. Bisogna attuare un cambio culturale. Io non posso più rendere figo un cellulare dove spendo 1200 euro e non pensare che dietro un prodotto locale, magari prodotto sostenibilmente, ci sia anche, voglio dire, tutta una serie di vantaggi che vengono alla mia persona in termini di salute, in termini di sostenibilità, in termini di un vivere meglio. Grazie al Presidente, termina qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Non avremmo voluto chiudere così questa puntata di Agricoltura Veneta. Purtroppo uno dei volti che raccontano al termine dei nostri appuntamenti le nostre radici, i nostri proverbi, si è spento. Franco Crespan si è spento giovedì mattina all'ospedale Cafoncello. Però non si spegne il nostro ricordo nei suoi confronti, come quello di tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato. E allora le ultime immagini sono per lui in una copertina che gli vogliamo dedicare. E come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Da Caries Percenigo è l'uomo di cui si parla. Eccolo, mamma mia! Guardate che abilità! Che meraviglia! Ora crollerà! Ma scusa, Conte! Perché arriva in bicicletta? Vengo da Spercenigo e nome in trio. No. Ma cosa? Passo per partire da casa, mico mare Santina, dove va tu? Oh, per il processo di Aveccia, sarà a farionghi, caro. A farionghi, peta, e ora lo porto via un poco da mangiare, se si da star qua 2 mesi. Cosa gara? Avanti sempre, stemme ben e arrivederci.